Sant'Agostino, in un suo libro abbastanza impegnativo ma bellissimo, scrive il libro La città di Dio per mostrare cosa significa che noi cristiani cosa aspettiamo, cosa significa la nostra speranza, la città di Dio. Il Vangelo di oggi ci fa riflettere su una cosa che è collegata a questo, che a me piace tantissimo, perché è il fatto che Gesù manda 72 discepoli, 72 era il nome, era il numero un po' che rappresentava le nazioni della terra, quindi per dire manda a tutti i suoi discepoli per annunciare pace e il regno di Dio, per dire che il regno di Dio è vicino. Allora, vorrei soffermarmi proprio su questo, perché quando si parla di regno di Dio, diciamo che non è che c'è tanta gente che sta lì a strapparsi i capelli che aspetta le definizioni, perché è una parola che usiamo spesso, però poche volte riusciamo a far capire cosa significa il regno di Dio. Anche Donelli, Donisa, noi che siamo diventati belli, ma chiunque serve la Chiesa, dentro, abbiamo sempre, io da ragazzo ho sempre questa passione per il regno di Dio. E che cos'è il regno di Dio? Perché è così bello? Perché Gesù dice: io sono venuto a portare il regno, ma il mio regno, se vi ricordate davanti a Pilato, dice non è di questo mondo. Allora non dobbiamo pensare che il regno di Dio non è di questo mondo, quindi noi non abbiamo qua in Italia le forze, cioè abbiamo i cieli, e quindi qua dobbiamo soffrire, però di là poi saremo pochissimi. Non è così, è proprio, vuole dire, il regno di Dio non è secondo la mentalità di questo mondo, e ogni parrocchia dovrebbe essere l'annuncio e anche la presenza di questo regno che non è da questo mondo, cioè dove si ragiona e si sta insieme in una maniera che non è secondo il mondo. Che cos'è che rende così bello il regno di Dio? Prima cosa, nel regno di Dio non ci sono gli esuberi, hai visto quando le industrie fanno, devono fare gli esuberi per i tagli, no? Quindi se un dipendente non serve, lo taglia, non fanno niente. Nel regno dei cieli tutti siamo indispensabili, non esiste che poi a un certo punto non è creduto. Perché nel regno dei cieli noi valiamo tutti quanti in una maniera impressionante, e non per quello che abbiamo fatto, neanche per come siamo, uno più bello dell'altro, uno migliore, uno più buono. Nel regno di Dio ciascuno di noi ha un valore immenso. Diciamo, pure io, guarda, Donelli, sì, io sto, no, tutti stiamo male. Perché nel regno di Dio è Dio che ci ama, e quindi non fa preferenze, come dice San Pietro, non fa preferenze di persone, e ci ama ciascuno in maniera unica, perché conosce di ciascuno la storia. Siamo tutti indispensabili, infatti Gesù è venuto a dire che quando si perde una pecora il pastore è capace di lasciare il 99 perché vuole che anche questa entri nel regno. Questa è la prima cosa. Qua nel regno di Dio non c'è più divisione tra noi. Il regno di Dio è finalmente il momento in cui saremo tutti fratelli, dove finiranno quelle incomprensioni che spesso ci dividono, che ci impediscono di volerci bene come vorremmo, che ci creano un sacco di problemi, già con i parenti, con gli amici. Il regno di Dio sarà un regno dove ci sarà la pace. Infatti Gesù manda ad annunciare la pace, e non solo, è un regno dove si entra perché si è riconciliati. Anche le persone che possono essere state più difficili, più cattive, si accettano l'invito, che chiedono perdono, sono riconciliate con il Padre e hanno un posto nel regno di Dio. Nel regno di Dio non c'è più bisogno di trovare la felicità di statore, dobbiamo andare a casa, dobbiamo avere i giorni, non dobbiamo cercare lo sbarco, il divertimento, perché la pienezza della vita sarà dentro di noi, non avremo più bisogno di nulla, perché Dio sarà tutto in tutti, dice San Paolo, una cosa bellissima. Addirittura l'Apocalisse dice che nel regno dell'Apocalisse, nel regno della Gerusalemme celeste, non ci sarà neanche bisogno della luce, perché l'agnello regnerà come luce e illuminerà la città. Cioè la presenza di Dio sarà dentro di noi talmente grande e bella che noi saremo felicissimi, e ognuno felice, Sant'Agostino dice, ognuno avrà tutta la gioia che può contare
non c'è la testa della voce pagana, nel regno di Dio ci sarà solo la fratellanza, l'amore profondo l'uno con l'altro, perché vedremo gli altri alla luce di Dio e quindi con l'immenso amore che Dio ha per ciascuno. Allora, questo è il nostro annuncio, ecco perché Gesù fa di tutto per capire, e penso che oggi la testa della parrocchia è importante ricordarci qual è il senso di quello che noi facciamo. La Chiesa è già un segno, dovrebbe essere, di questo regno che si realizza grazie all'amore di Dio. E concludo con una testimonianza che fa tanto pensare a cosa significa la mentalità del regno, che è diversa da quella del mondo, che ha fatto una coppia che era presente all'incontro mondiale delle famiglie. All'incontro mondiale delle famiglie, che c'è stato l'altra settimana, una delle ultime testimonianze è stata di una famiglia che aveva 7 figli, che viveva in Paris e che viveva a Sydney in Australia. Questa coppia praticamente ci ha raccontato che un giorno, a causa di un uomo ubriaco, una macchina che suo uomo guidava è andata addosso a 7 bambini. 3 di questi bambini erano i loro figli e uno era un nipote, e sono morti. Hanno chiamato i genitori, loro sono arrivati a Dio, quando hanno visto questa scena si sono inginocchiati e hanno detto a Dio: Dio, questa cosa è più grande di noi, noi ci arrendiamo. Pieni di dolore sono rimasti lì a piangere, poi sono arrivati soliti i giornalisti che gli fanno le domande, no? Ma lei perdona, e la mamma ha detto: io non sento odio per chi ha ucciso i miei figli, io lo perdono, perché io tutti i giorni leggo il Padre Nostro, dove si dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. E se io sono perdonata, lo perdono. Questo non cambia il mio dolore, ma lo perdono. E perché Gesù ha detto sulla croce: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Guardate, la testimonianza era magnifica. Io stesso per giovane ero commosso. E questi due genitori che poi hanno guardato i figli, ancora di nuovo 7 figli, parlavano del perdono come una cosa che hanno vissuto, ma è talmente forte quello che hanno fatto, è una grazia di Dio, perché io credo che nessuno riesce a fare una cosa così, che in Australia, Sydney, che non è una città cattolica, le autorità sono state talmente colpite che hanno istituito per quel giorno la giornata nazionale del perdono. Ecco il regno di Dio. Ecco i due che vanno senza bisaccia, senza figli, senza niente, e annunciano la pace. E annunciano che è possibile una vita diversa, senza odio e con la riconciliazione. Io davanti a quella testimonianza mi sentivo piccolissimo, ma felice, perché la parola di Gesù porta una grande felicità. Il regno di Dio a cui siamo chiamati è un regno di gioia. Ovviamente poi Dio fa in modo che anche il male venga recuperato, perché questi figli sono in cielo. Un giorno nel regno di Dio non si perde nessuno, perché sappiamo che domani ci ritroveremo tutti. Allora ecco, continuiamo adesso la nostra eucaristia chiedendo al Signore quello che dice qui: non rallegratevi perché i demoni si sottomettono, ma perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Non è scritto i nomi dei parrocchiani, sta qui per questo, per scrivere i nomi dei parrocchiani nei cieli, perché sono veramente cari a Dio, e anche quelli che non ancora non vengono, lo speriamo io, possano avvicinarsi a Dio.